Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Sara. Prima di iniziare il video volevo darvi un piccolo aggiornamento che riguarda la nostra società. Volevamo contribuire attivamente per contrastare l'epidemia di coronavirus, quindi abbiamo deciso di effettuare le spedizioni gratuite in tutta Italia, in modo tale da poter aiutare i nostri clienti a rimanere a casa. Il video di oggi sarà dedicato alle varie configurazioni dei 5600. Come potete vedere alle mie spalle abbiamo tre strumenti dello stesso modello ma con caratteristiche diverse. Vediamoli insieme. Partiamo dal modello base, che è questo qui. Lo strumento è dotato di servomotori ed è quindi molto facile da maneggiare. Quando si effettua il tracciamento basta premere un solo tasto per puntare lo strumento verso il punto da tracciare. Avere uno strumento servomotorizzato comporta vari vantaggi. Nel tracciamento, ad esempio, basta indicare il numero del punto premendo una sola volta il tasto di posizionamento. Lo strumento calcolerà e mirerà automaticamente verso la direzione precalcolata. Nelle misurazioni angolari, invece, basterà mirare una sola volta verso le differenti stazioni riflettore. Lo strumento memorizza la procedura di puntamento per il numero di volte e nell'ordine desiderato dall'operatore. Un altro vantaggio che secondo me non è da sottovalutare è che, grazie al servomotore, le viti di regolazione non hanno fine corsa. Ciò significa che durante il puntamento non c'è alcuna interruzione inutile. Partendo dal livello base, è possibile sviluppare il proprio strumento con la modalità Autolock. È possibile dotare lo strumento di un'unità tracker ed utilizzare appieno la funzione chiamata Autolock, che consente allo strumento di agganciarsi a un prisma RMT, ovvero questo qua, e seguire automaticamente tutti i movimenti. Così facendo non c'è bisogno né di posizionamenti precisi né di messe a fuoco. L'ultimo sviluppo possibile, ultimo ma non per importanza, è la modalità robotica. Con un'unità tracker e il collegamento telemetrico alla radio è possibile eseguire rilevamenti robotici. Ciò significa che l'operatore può assumere il controllo di tutta la misurazione da un solo punto, ottenendo quindi un sistema funzionante con un solo operatore. È possibile utilizzare la vostra tastiera attraverso un holder e quindi tenerla staccata dalla stazione totale. Se vi interessa questo argomento, nel prossimo video potremo parlare delle tecniche di misurazione che si possono effettuare con questo sistema. Vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale. Ci vediamo presto!